visto da bambino. Davide, vai qua, vai che fai l'intro. Te lo fai in italiano adesso, ti sa? Te che la fai parlare italiano? Sì. Non che la fai neanche a me, però parlare italiano. Allora, benvenuti sul mio canale. Oggi un'altra camminata e siamo venuti in Val di Fiemme, sei in vera? Sì, con la new entry. Siamo in Val di Fiemme e per l'esattezza a Pampeago. Alpi di Pampeago. L'Alpe di Pampeago, da qua partiamo a piedi e andiamo fino al rifugio Torre di Pisa. Là sopra porto il mio cuginone, il mio socio qua, Veneto. Veneto Rovigotto. Deve fare la preparazione. Abituato a nebbia e panoce. E zanzare. E zanzare. Guarda che vista! Ah beh! Bello! Dai! Che belle! Prendo un mezzo così! Anche oggi le nostre amiche non mancano mai in montagna! Addirittura! Da qua qualche amica, Davide! No, i miei amici sono di là, sono i miei esemplari simili, guarda che ci sono gli asini! Ah, gli asini! Oh, saluta gli amici qua. Senti che fisa. Saluta gli amici. Ma bella. E te? Ma che bei corni. Faccio che ne arriva l'altro. Ne pensa che Andrio qualcosa da mangiare? Ciao. Bella. Non che ne avevi pappe? Non ne abbiamo pappe! Ma è maschio! Maschio! Bec! È il becco questo! Era il becco questo, no! Te ne hai una cattelica! No, guarda che cattelica! Buono! Buona la pappa! Oh! Dammi mai le braghe! Ehi! Che bello questo però! Dai, Bobby! Che borsa! Bello comunque! Dai, Dino! Ma sto qua è il becco! È un becco? È un becco vecchio mio, guarda che borsa! Becco! Becco! Guarda che è sta grameleca! Ciao! Ciao! Ah sì! Ah, vai, prova! Chi è che lo lo sa leggere? Zischgalm! Vabbè, comunque, punto di partenza da qua. Ecco che intanto arrivati anche i vecchietti. Bianco i vecchietti. Impressionante. Allora, passo feudo, sentiero 504. Da qua parte. Da qua parte lo sterrato. Che è un'altra cosa. Penso che sia tutto così comunque fin sulla croce. Non credo che ci sono sentieri. Ma no, le battute, guarda. Sì, è un anello così, penso. Credo che sia una passeggiata tipo l'altissimo. Levissimo. Levissimo. Purissimo. Luigia in pole. Luigia in pole position. Dai, della visca è battuta questa. Luigia carica oggi. Come una molla. Come una molla. Te vedi fra 5 minuti. Come la soffia. Giusto per farlo sapere ai nostri follower. Questo è il sentiero post Monte Stivo, che in chiusura era la bella dura. Luigia,
Invece dai, oggi passeggiatina tranquilla, mi pare, Non vedo niente di difficile. Le caldane, spiega cos'è. I boi, il caldo che ti arriva su per la vita. Il raggiungimento della menopausa. Esatto. Il spelvinene. Che solitamente arriva di signore dopo le caldane. Oggi direi un attimino in anticipo. Più o meno di 30, 50. Ma è sempre essi in anticipo. Sono avanti in media. Veramente? Quel batuffolo bianco, il piccolino. Oh cara, che bello! Avevamo il dubbio che era imbalsamata, ma il motivo è che c'è lì il piccolino. È arrivato stanotte quello lì? Presto? Ah, che bello, cavolo! Penso che sia di stanotte, anche prima, ancora rossa. No, l'ha fatta adesso. Adesso? Torre di Pisa, 1:30. E sbagliai i conti? No. No, sei ingiusto, mi ho detto 1:30. Che mi snurra, si chignacca. Allora... 2:30 tutti. Ma mi sono convinto che ti vorrà no. Qua, sei su. È lassù il rifugio, È là. Là rifugio. La torre però non si vede. Ah, dal detrio. Sono proprio curioso di vedere sta torre di Pisa. Sicuramente è storta. Bisogna che la sia storta per forza. Magari non lo so. Facendo solo andiamo su per là dopo. Da allungarla? Dopo andiamo su per qualcuno via però. Ma è accesa che non si connette più? Sta vigliacca. Quanta batteria, gatto? Ah, ecco, cavolo, bravo. Mi sa che non ha batteria. Gatto ha batteria di riserva? Sì, sì. Perché segna diretta. È una tacchina minuscola. Ah, ma è accesa? Oh, 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 oh
la parte prima bisogna che ti assappi. Quella prima o ti attai, ti attieni. Ma mi improvviso sempre? Allora bisogna ritaccare da nuovo. Ritacchendo da nuovo. Ti ricordi che ho... Secondo tentativo. È già partito. Oh, mi raccomando, ma cioè, volevamo fare un recap di tre quarti del percorso, no? E siamo arrivati su questo bel sassone. Sopra di noi c'è il rifugio che ci aspetta, avremo da fare credo 20 minuti. E niente, fin qua la gamba ha risposto bene, perché diciamo che il tragitto era molto semplice. Non temperatura è... giusta. Temperatura giusta, si sta da Dio. E non è neanche niente di tecnico, è proprio una passeggiata, possiamo chiamarla una passeggiata per tutti. Difatti ci sono famiglie con bambini, e vecchietti, c'è di tutto. Comunque è bello, il panorama da Dio, da qua si vede veramente tutto attorno, le montagne, e credo che stanotte abbia anche imbiancato sopra i 3000, difatti là in fondo, vediamo se riesco a farvelo vedere, abbiamo delle montagne innevate e il panorama ci sta tutto. E niente, adesso ci dirigiamo al rifugio, dove che faremo un break, paninetto, risottino, birretta, prosecchino e graspa. E graspa, caffè e graspa, e poi giù. Poi giù. A dopo. Proprio per tutti. Fantastico. Vai, passa. Saranno 14 chilometri l'anello in totale, credo, Che lepre il Cugi Rovigotto, cavolo, vieni a insegnarne come arrampicarne super per i scrozzi. Famoso quarto d'ora che mancava. Ecco, 20 minuti abbondanti, 25 anche. Un po'... Salite un po' ripide. Aspetta che mi sposto là. Scalini tosti. Tutto tecnico alla fine. Esatto. Scherzetto all'inizio, loro semplice e dopo... Semplice, poi bastonata finale. Bene, bene. Cotti. A pennello, giusti. Cotti, proprio cotti, uomo. Arrivati. A quanto siamo dal teso adesso? Bottom e paro praticamente, si è fatto una salita un po' ripida sul sasso praticamente, bottom e sbarro praticamente. Tutto lì, uomo. Per il resto tutto a posto. Vista bella, fatica il suo, ma solo il tratto finale. Bella bomber, mi sono quasi distrutto, se lo vedete buona, se no fa voi stesso. Proviamo a mangiare. Eccoci qua, meta raggiunta del nostro percorso. Volevamo arrivare al rifugio e anche a vedere appunto la torre di Pisa, che ce l'abbiamo qui davanti. Adesso ve la facciamo vedere.
Eccola qua la Torre di Pisa. Questa qua abbiamo assodato che è quella lì. Si è un po' nuvolato il cielo, ma credo che tenga fino al ritorno alla macchina. Audio Jungle. Audio Jungle. Te dopo la GoPro e te farà GoPro Ambassador. Sì, e mi farà una multa di chissà quanti skate. Comunque, a sciapè? Sì, dai, a sciapè. Ogni dino inventa qualcosa di nuovo per ciavarne schei. Ma vai, cosa hai catafora? Ma guarda, pensa, chi vuol fare una legge per tassare il sesso? Ah, i verdi casini? Già era ora. Ma qualche, ma no. I vuol tassare il sesso in generale. Pi sesso che te fè, pi te tassa. Ah, ben, chi? A te c'è per il rimborso?